Disagio a Capracotta per l'interruzione parziale dell'energia elettrica per gran parte della giornata di ieri in diverse aree del centro abitato. La corrente è mancata, creando tanti problemi alla cittadinanza. Tuona il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Ma comprendiamo sicuramente l'importanza dei lavori di manutenzione che Enel deve fare sistematicamente sulle reti, quindi anche nel nostro comune. Non comprendiamo invece il fatto che questi lavori si facciano senza una preventiva condivisione con l'amministrazione, con la popolazione. Ecco, io avrei preferito magari che questi lavori fossero stati effettuati non d'inverno e non di venerdì, perché d'inverno comunque si crea un disagio alla popolazione, che è una popolazione prevalentemente anziana, che ha dovuto rinunciare anche all'uso degli impianti di riscaldamento. E poi la cosa più grave è che sul mini avviso che viene normalmente affisso sulle cantonate del paese c'era scritto una cosa e poi nella realtà dei fatti ce n'era un'altra. Il primo a pagarne le conseguenze è stato proprio il comune, il palazzo municipale si è ritrovato senza corrente pur sapendo fino al giorno prima che invece la corrente ci sarebbe stata. Quindi abbiamo dovuto far, come dire, tornare a casa le persone che avevano bisogno degli uffici comunali. Insomma, ecco, semplicemente questo.